Buongiorno a tutti ragazzi, Stefano del GRP. Questa mattina volevo parlarvi di qualche innovazione, di qualche novità della tecnologia che riguarda le nuove telecamere del futuro. Allora, cominciamo dall'inizio. Le telecamere moderne funzionano con un sensore CCD, che praticamente è un insieme di cellule sensibili alla luce, che vengono scannerizzate un 30, 60 o 120 volte al secondo, dipende da che telecamera è, viene percepito il segnale che c'è in questa cella, nel pixel, in questo micro nanosensore, viene letto il valore di ognuno e poi viene riportato in un file dove, quando lo rileggiamo sul video, vengono ricomposti gli stessi puntini con lo stesso colore, la stessa intensità di quando sono stati letti nel CCD. Quindi è una fotografia di quello che passa attraverso la lente e una riproduzione nel video di quello che ha fotografato. Siamo sull'ordine di 60 fotografie al secondo, 30, 120. Alcune macchine fotografiche che fanno gli slow motion fanno anche 600 fotogrammi al secondo, forse anche più, quelle super sofisticate. Quindi questi CCD, questi piccoli rettangolini collegati dietro le lenti, dietro l'obiettivo della telecamera, percepiscono 60 volte al secondo, o più o meno, insomma, tutto quello che li colpisce. Quindi in ogni punto del CCD viene raccolta quanta luce c'è, che colore c'è e di che intensità. Allora, stanno progettando la Cina e l'Inghilterra, a quanto ho capito dalle ultime informazioni, un CCD quantico. Che significa un CCD quantico? Allora, intanto ci sono CCD che vedono la luce visibile, cioè un'immagine a colori e basta. Poi ci sono CCD sensibili al calore, che vedono le parti termiche, che sono nati da non tanto, insomma, abbastanza recenti. Poi ci sono CCD che vedono la parte infrarossa, la parte ultravioletta, e quelli chiamati anche full spectrum, che vedono da in cima all'infrarosso fino a oltre l'ultravioletto. Adesso stanno facendo questo CCD quantico che non vede la frequenza visibile da noi e basta, o quella ultravioletta infrarossa, ma quasi la banda completa. Quindi invece del 9% che riusciamo a vedere oggi, si vedrà il 90% di quello che c'è intorno a noi. Quindi il CCD quantico vedrà le particelle energetiche che sono davanti all'obiettivo, sia che siano nella parte infrarossa, ultravioletta, visibile, che siano nei raggi gamma, beta, che siano altissime di frequenza o basse, questo qui le raccoglierà tutte. Quindi noi riusciamo a vedere intorno a noi quello che c'è, che fino a oggi diciamo che non siamo ancora riusciti a vederlo. L'energia che ci circonda non la vediamo. Presto ci sarà un prototipo di questo CCD. Appena esce qualcosa di nuovo, farò un altro di questi piccoli notiziari. Vi farò vedere l'anteprima, se riesco a rimediarlo, di che cosa si vedrà con queste nuove telecamere quantiche. Bene, vi saluto a tutti, vi auguro una buona giornata e a presto le prossime indagini. Ci stiamo già riorganizzando. Speriamo che il freddo cali e che si possa andare anche all'aperto, perché c'è un freddo terribile qui da noi. Vi auguro un buon fine settimana se non ci risentiamo. Un abbraccio a tutti da Stefano del GRP. Ciao ciao a tutti.